questo il grido con il quale decine di bambini con cartelloni colorati e fischietti hanno protestato per la chiusura della loro scuola, il complesso Giosuè Carducci del settimo municipio di Roma. Le lezioni in presenza sono terminate il 30 marzo scorso. La causa, la rottura dell'impianto fognario che avrebbe causato delle infiltrazioni all'interno dell'edificio. Folle di genitori si radunano per chiedere spiegazioni alla giunta municipale. Ma quant'è che voi genitori potremmo mandare a scuola i nostri figli la mattina? Su questo non siamo noi che dobbiamo dare una disponibilità delle aule. Quello che possiamo fare noi, e lo stiamo facendo adesso, è mettere in contatto tutti gli attori che devono dire sì, questa cosa si può fare. Le domande dei genitori incalzano il vicepresidente della giunta, che riesce a malapena a rispondere. Ha avuto un problema grave. Questo problema. Sappiamo che questo edificio oramai probabilmente ce lo dimentichiamo, forse fino a settembre, ma quantomeno chiediamo la possibilità di l'individuazione di alcuni spazi delle strutture limitrofe. Ho chiesto questo all'assessore. Ho detto rivolgetevi alle parrocchie, agli istituti della zona, non credo che due aulette non si trovano. Noi speriamo che risolto il problema, c'è, finito il puntellamento, la scuola riapre. Il futuro della Carducci è dunque ancora incerto, e anche se il clima della protesta sembra festoso, rimane tanta amarezza e tanta rabbia.